Il modo migliore per diventare un grande investitore è analizzare le nostre esperienze, analizzare quello che succede sui mercati e cercare di trarre qualcosa da quelle esperienze. In questo video andremo a vedere quali sono le lezioni che possiamo trarre dal crollo del 2020, dal crollo dovuto alla pandemia. Benvenuti su Investire con Gus. In questo mondo super veloce, pieno di informazioni, in cui veniamo bombardati giornalmente da nuove notizie, nuovi scandali, nuovi eventi, troppo spesso lasciamo che degli eventi importanti passino inosservati, senza analizzarli, senza cercare di imparare qualcosa da essi. Perciò oggi cercheremo di imparare qualcosa da quello che è successo l'anno scorso, perché possiamo trarre veramente tantissime lezioni dagli accadimenti pazzeschi del 2020. Quindi sarebbe veramente un peccato lasciarli passare inosservati senza trarre qualche lezione importante che ci faccia crescere, che ci faccia migliorare come investitori. Adesso andremo alla lavagna e vedremo quali sono le lezioni che possiamo imparare. Voglio iniziare facendoti una domanda: qual è stata la lezione più importante che hai imparato dal crollo del 2020? Scrivilo nei commenti, che sarà molto utile per tutta la community. La prima lezione che ho visto io, che ho considerato, che considero molto importante, è quella di analizzare i segnali. Cioè, molte persone hanno seguito la situazione pandemica prima che questa iniziasse, cioè prima che si spostasse anche in Europa e negli Stati Uniti, perché ricevevamo veramente tantissime notizie dalla Cina principalmente, però in molti abbiamo un pochino ignorato i potenziali rischi che sarebbero poi arrivati dalla situazione pandemica. Quindi siamo stati un pochino noncuranti, stupidi, non so come potremmo definirci, a non aver ascoltato di più quello che stava succedendo, a non aver analizzato più nel dettaglio i segnali che arrivavano dalla Cina. Perché tutti noi avremmo potuto pensare al fatto che questa situazione avrebbe potuto aggravarsi e avrebbe potuto avere un impatto molto negativo sui mercati finanziari. Perciò magari a febbraio 2021 o anche un pochino prima sarebbe stato il caso di iniziare ad aprire qualche hedge o magari di posizionarsi addirittura short sul mercato azionario. Ci avremmo dovuto pensare, avremmo dovuto analizzare la situazione con maggiore attenzione. Ovviamente col senno di poi è tutto molto facile. In quel momento sarebbe stato molto difficile perché la situazione era molto dubbia, era una situazione che non si era mai vista prima nella storia. Quindi sì, era molto difficile analizzarla, però magari avremmo potuto fare qualcosina di meglio. Nel mio caso io non avevo nessun edge, mi sono preso tutto il crollo in margine subendo delle perdite considerevoli, cioè perdite teoriche che poi ho recuperato molto velocemente. Però probabilmente avrei potuto gestire la situazione un pochino meglio. Una seconda lezione molto importante è che in certi casi bisogna prendere profitto. Io sono un investitore di lungo termine, quindi tendenzialmente mi piace tenere le mie azioni il più a lungo possibile. Non mi piace vendere. Se vendo vuol dire tendenzialmente che ho sbagliato qualcosa. O magari che le mie azioni sono salite tantissimo molto velocemente. Però spesso in passato tendevo a non vendere nonostante avessi una certa indecisione su quell'azione, perché investendo a lungo termine mi dicevo: ma probabilmente non ha senso vendere, mi conviene mantenere la posizione. Però nel 2020 avevo alcune posizioni in cui non avevo altissima convinzione in un buon guadagno del 30% circa, realizzato in veramente pochissimo tempo, e ho deciso di mantenere comunque quelle posizioni nonostante io non avessi una grossa convinzione in quegli investimenti. Invece la cosa migliore sarebbe stata vendere, col senno di poi ovviamente. Però questa cosa mi ha fatto pensare un pochino alla mia strategia e mi ha fatto capire che molto probabilmente in certi casi conviene prendere profitto, cosa che sto facendo, come ho fatto ad esempio con Tots molto recentemente. Ho fatto il 30% in 2 settimane e ho chiuso la posizione perché era salita veramente troppo e troppo velocemente, quindi non aveva senso mantenere la posizione, visto che la mia convinzione non era altissima, e ho fatto bene per adesso perché le azioni sono crollate miseramente dopo la mia vendita. Quindi, sì, investiamo a lungo termine, però in certi casi dobbiamo essere un po' furbi. Dobbiamo vendere alcune posizioni che magari ci fanno ottenere un profitto
considerevole in poco tempo. Una cosa che può aiutare molto a prendere questo tipo di decisioni, a prendere profitto in un termine abbastanza breve, è quello di cercare altre azioni che magari potrebbero dare un ritorno superiore, perché magari in un'azione abbiamo già realizzato un bel 30%, quindi adesso diventa meno interessante rispetto a un'altra azione che magari pensiamo possa fare un guadagno del 100% in 5 anni, mentre il nostro primo investimento pensavamo potesse fare il 100% in 5 anni, però adesso abbiamo guadagnato il 30% magari in 2 settimane, in un mese, quindi forse potremmo ripensare a quell'investimento. Il terzo punto è la solita ovvietà, cioè non vendere guidati dal panico. Lo diciamo sempre, lo diciamo spesso, lo ripetono tutti, però tantissime persone non lo fanno e vendono guidati dalla paura. Ti faccio una domanda, ti è mai capitato di vendere le tue azioni perché avevi paura di perderci soldi, perché continuavano a scendere e ti sei spaventato a morte? Scrivilo nei commenti. Nel 2020 è stato abbastanza spaventoso vedere le nostre azioni crollare, crollare ogni giorno e crollare con forza, molto velocemente. Però, quando si è degli investitori di lungo termine, degli investitori che operano con l'analisi fondamentale, ciò che importa non è il prezzo delle azioni, ma il loro valore intrinseco, il valore reale, quello che abbiamo calcolato con la nostra analisi. Perciò, quando il mercato crolla, è molto importante rianalizzare le proprie analisi, rivederle, rivalutarle, però è anche molto importante riuscire a mantenere la convinzione che abbiamo in quelle azioni, se ci rendiamo conto che la nostra analisi è ancora buona. Quindi è assolutamente fondamentale separare, scorporare emozioni e cervello, emozioni e mente logica. Dobbiamo sempre lavorare logicamente e freddamente quando investiamo, non dobbiamo farci guidare dalle emozioni. Questo ci porta direttamente al nostro punto numero 4, cioè hold. Se avete fiducia nelle vostre azioni, se la vostra analisi è stata ben fatta, non ha alcun senso vendere, dovete mantenere le posizioni in cui credete. Se credete in un'azione, non ha senso venderla. Alla fine il valore vincerà, magari sul breve termine, sul medio termine le vostre azioni crolleranno, però sul lungo termine il loro valore verrà appunto valorizzato, le nostre azioni ritorneranno a quello che è il loro valore reale, se la nostra analisi è stata ben fatta, ovviamente. Quindi non dimenticate mai che a lungo termine il valore vince sempre. Una cosa che mi piace fare quando le mie azioni crollano è rivedere il portafoglio, quindi rianalizzare un pochino le mie posizioni e cercare di capire se magari ho sbagliato qualcosa o se la mia analisi è effettivamente corretta, per cercare di capire se magari ho commesso un errore. Però questo va fatto sempre con freddezza, con i nervi saldi, senza farsi prendere dalla paura. Quindi vi mettete là tranquillamente, guardate le vostre azioni che stanno crollando e rifate la vostra analisi, senza guardare il prezzo dell'azione, ma guardando il valore reale. Questo check del portafoglio potrebbe portarci a rivedere alcune delle nostre posizioni. Magari abbiamo in portafoglio qualcosa in cui non abbiamo altissima convinzione, perciò durante un crollo potrebbe essere una buona idea decidere di vendere quella posizione e magari spostare quei soldi in un'azione in cui abbiamo altissima convinzione, ma che sta anche crollando, quindi possiamo comprare questa azione in cui abbiamo alta convinzione ad un prezzo più basso. Questa è una cosa che ho fatto di recente, però per scoprire su che azione l'ho fatto dovete entrare nel gruppo Discord. E infine l'ultima lezione che ho tratto dal 2020 è quella di utilizzare il margine dopo un forte crollo. Infatti, dopo che il mercato crolla in maniera considerevole, le probabilità che continui a crollare sono piuttosto basse, nel senso che una volta che il mercato crolla del 30-35%, quanto può crollare ancora? Potrebbe crollare al massimo, dai massimi, del 50-60%, molto probabilmente, è difficile che vada più sotto. Quindi potrebbe essere interessante utilizzare un pochino di margine. Questa ovviamente è una strategia che non va bene per un principiante, anzi sconsiglio a tutti di utilizzare il margine, però per la mia strategia potrebbe andar bene. Ricordatevi sempre che non sono un consulente finanziario e tutto il contenuto dei miei video non è un consiglio finanziario. Penso che il margine sia una cosa molto pericolosa da utilizzare e che solo un professionista, un investitore esperto debba utilizzare il margine o possa considerare l'utilizzo del margine. Per un principiante non va assolutamente bene
E non deve neanche pensare alla possibilità di utilizzarlo un principiante. Perché l'utilizzo del margine va sempre ad aumentare il nostro rischio in maniera considerevole. Il margine è tendenzialmente l'unica cosa che può farvi bruciare il vostro intero portafoglio. Quindi non utilizzatelo, state molto attenti. Però per la mia strategia potrebbe essere interessante utilizzare il margine dopo dei crolli considerevoli. Come dicevo prima, se ti vengono in mente altre lezioni che possiamo trarre dal 2020, scrivi nei commenti tutto quello che ti viene in mente. E durante un crollo ricordati sempre che solo i polli comprano i massimi per vendere ai minimi. I veri grandi investitori comprano ai minimi per vendere ai massimi. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale e condividi il video con tutte le persone che conosci. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!